L'azione del regime era rivolta soprattutto all'addestramento fascista dell'uomo comune, lasciando, al contrario, maggiori spazi liberari agli intellettuali ed a tutti coloro che detenevano un loro proprio potere culturale. Almeno nei primi anni del fascismo, il tentativo di rendere l'Italia un paese moderno attraverso la scuola fu indubbiamente fatto. Nel documentario le immagini che rappresentano i bambini che vanno a scuola sono moltissime e abbiamo puntato su questo elemento proprio per dare importanza a quell'esperimento sociale, a quel tentativo. Purtroppo il risultato non è stato pari all'impegno iniziale, non è stato pari all'impegno iniziale anche perché troppo forte è stato il tentativo di imbrigliare la libertà, penso solo a un fenomeno, quella dell'imposizione del libro di Stato. Ecco, imporre un unico testo a tutti i bambini, a tutti gli scolari e insomma lì abbiamo nel documentario abbiamo mostrato solo unicamente le copertine, sarebbe stato molto bello, ma non ce n'era il modo e il tempo, far vedere il contenuto del libro che andava nelle mani di tutti i bambini d'Italia e è una specie di esaltazione continua e dei principi del fascismo e del Duce in persona, che compare come personaggio doveva colpire l'immaginazione dei bambini fin dall'infanzia. Tornando però all'argomento del quale stavamo parlando, che era l'Enciclopedia Italiana e anche quindi questi vari livelli. Ecco, a proposito di vari livelli, citavo prima Bruno Migliorini e vorrei aggiungere che l'azione di linguisti di questo genere è stata importante perché, ecco, qui ci allontaniamo dagli aspetti caricaturali. Sì. E ci sono state anche delle, per esempio, delle sostituzioni di parole straniere che hanno avuto successo, si che sono rimangono imposte tuttora. E rimangono tuttora e si sono imposte perché erano parole ben strutturate. Penso solo a autista al sì. posto di chauffeur. Visto che siamo a Cinetecittà, regista. Regista, ecco, però visto che siamo qui, regista al posto di regisseur. Nessuno più oggi certo. Userebbe i termini francesi. Sì. Mio padre era antifascista, nel senso che veniva da una famiglia socialista con delle componenti anarchiche, era stato ufficiale durante la Grande Guerra, aveva fatto il fronte a lungo. Questo in un certo senso lo proteggeva da possibili forme di persecuzione perché era un ufficiale in congedo. Nonostante questa, diciamo, questa garanzia post-militare, anche lui si era iscritto al Partito Nazionale Fascista nell'ultima leva di massa che corrispondeva esattamente all'anno della mia nascita. Ignoro se questa iscrizione fosse determinata dall'esigenza di mettere al riparo il figlio arrivato da possibili sanzioni del regime. Non partecipava praticamente a nessuna manifestazione del regime, avrebbe voluto, diciamo, implicitamente che io facessi come lui, ma questo non era possibile e di conseguenza seguiva con disagio queste mie inevitabili manifestazioni di militanza fascista.
Io ho raccontato tutto questo in un libro in cui parlo esattamente del periodo di cui stiamo parlando, che è il libro che si intitola L'alba di un mondo nuovo. Ho raccontato molti anni fa ormai, e ho specificato che mio padre esercitava su di me una pressione, diciamo, indiretta ma visibile, fino a quando, disturbato da fattori non politici ma di convivenza umana all'interno, diciamo, di questa truppa infantile, io smisi di frequentare abitualmente le adunate del sabato pomeriggio, sicché il mio maestro, che era una bravissima persona ma andava in giro con la camicia nera sotto la sua modesta giacca da insegnante, il lunedì mi rimproverava di queste assenze, a cui io opponevo delle bugiole, diciamo, infantili in merito alle influenze e ai raffreddori che mi avevano impedito di partecipare. Ma in sostanza quello che voglio dire è che la pervasività del regime era assolutamente totale, era impossibile sfuggire a questa presenza, e in effetti io non conoscevo nessuno dei miei coetanei che osasse sfuggirvi, o per convinzione o per paura o semplicemente per spirito di compromesso, come spesso capita in casi del genere. Nella vita quotidiana dell'uomo comune era quasi impossibile non essere sincronizzati con il tempo e il tono fascista. La manipolazione dell'informazione era totale, la manipolazione della lingua era, semplicemente, uno dei suoi effetti collaterali. Il fascismo, come qualsiasi regime totalitario, tendeva ad occupare tutti gli spazi possibili, quindi a limitare nelle forme dell'educazione l'influenza della famiglia. Naturalmente, a parte le adunate del sabato sera, erano orientati in senso fascista i libri di testo, che erano unici. E questo è un dato di estremo interesse anche dal punto di vista linguistico, diciamo, poiché gli insegnanti non avevano alcuna libertà di scelta, cioè il libro di testo era scelto. Dunque non so come la cosa si sviluppasse, si svolgesse ai livelli superiori, licei, non lo so. Quello che so è che alle elementari il libro era il libro di testo, che valeva universalmente e che aveva una forte impronta fascista. Quindi non solo c'erano le adunate del sabato che dovevano preparare ad una coraggiosa ed energica vita militare, ma c'era il libro di testo in cui le storie del fascismo, degli eroi fascisti, l'ammirazione per il Duce e così via erano costantemente presenti. Quindi, diciamo, il problema del linguaggio era universale, nel senso che i giornali, i libri di testo, le allocuzioni più o meno sgrammaticate dei capi e capetti delle adunate del sabato
ubbidivano grosso modo ai medesimi criteri linguistici, cioè c'erano degli stilemi, per dire, usare una parola un po' complicata, assolutamente ricorrenti. In quel periodo un altro grande progetto culturale del fascismo fu l'Enciclopedia Italiana, la Treccani. Certo. Come era scritta la Treccani dal punto di vista linguistico? Cioè aderiva a queste normative oppure no? Dunque, questa è una storia, quella della Treccani, una storia davvero singolare. La Treccani nacque durante il fascismo e a dirigerla, almeno per un lungo periodo, fu Giovanni Gentile. Questo potrebbe far immaginare una enciclopedia, la prima grande enciclopedia degli italiani, una enciclopedia del tutto sottomessa ai principi, alla volontà del regime. E in realtà le cose non stanno così, perché Giovanni Gentile, il filosofo Gentile, diede prova nella sua direzione di grande libertà di pensiero, questo gli va riconosciuto. Del resto è noto che gli intellettuali ebrei che in quel periodo perdevano progressivamente il lavoro, penso a tutti i professori dell'università che hanno dovuto lasciare la loro cattedra, ecco, trovavano di che vivere e a volte trovavano anche una vera e propria, hanno trovato una vera e propria protezione nelle antiche sale, nella redazione dell'Enciclopedia Italiana. Aggiungo, da un punto di vista linguistico, questa era sì, la domanda, che che l'Enciclopedia Italiana nelle sue voci e quindi per come scritta non ha risentito di quel tipo di imposizione e non ne ha risentito tra l'altro perché molti dei giovani redattori scelti proprio da Gentile, ne cito solo uno ma i nomi sarebbero anche altri, cito Bruno Migliorini, quindi uno dei nostri maggiori linguisti e storici della lingua, ecco, Bruno Migliorini era uno studioso di livello tale che mai avrebbe accettato questo tipo di imposizione. E allora ecco che se andiamo ancora oggi a rileggere le voci storiche contenute nei volumi dell'Enciclopedia Italiana, in realtà non troviamo traccia di questo tipo di tentativo di manipolazione.